Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Sì, grazie Presidente. Dunque, Presidente Conte, io starò al tema, perché quando Fratelli d'Italia ha chiesto questa informativa lo ha fatto in vista del Consiglio europeo. Quindi non parlerò in questa sede di molte delle cose delle quali pure lei ha parlato, che riguardano la fase 2 e la ripartenza. Mi permetto semplicemente un inciso, perché vede, quando la sento dire in questo Parlamento che lei è consapevole della necessità di coinvolgerci e che è ancora aperto e disponibile al dialogo con le opposizioni, mi dico che, insomma, lo può raccontare a chi la guarda da casa. Ma noi siamo il Parlamento, noi siamo le opposizioni e quindi siamo consapevoli del fatto che quello che lei dichiara non corrisponde ai suoi atti, Presidente Conte. Altrimenti lei dovrebbe spiegare agli italiani la ragione per la quale sul decreto Cura Italia avete apposto il voto di fiducia facendo decadere tutte le proposte dell'opposizione, anche quando avevamo lasciato agli atti 20 emendamenti sui quali vi abbiamo chiesto di darci delle risposte. Altrimenti lei dovrebbe spiegare agli italiani la ragione per la quale avete bocciato delle proposte di Fratelli d'Italia così di buon senso che poi le avete prese e le avete messe quasi identiche nel maxi emendamento facendo finta che fossero proposte vostre. Forse dovrebbe spiegare questo. Forse dovrebbe spiegare agli italiani la ragione per la quale mancano 10 giorni a maggio e noi siamo ancora che non abbiamo neanche una riga sul decreto d'aprile. E anche oggi lei viene qui e ci dice: vi chiederemo di votare un altro scostamento di bilancio, che ricordiamo abbiamo votato, ma non ci dice neanche di quanto. Ce lo farete sapere, giusto Presidente Conte? Allora sa, insomma, a noi non lo può raccontare anche su questo appuntamento. Anche su questo appuntamento. Presidente Conte, che le piaccia o no, che ci piaccia o no, il Consiglio europeo al quale lei partecipa giovedì è un momento di portata storica. Possiamo sapere la ragione per la quale lei si accinge a fare una trattativa che può cambiare il destino dell'Italia e dell'Europa e non sente il dovere di chiedere un mandato chiaro a questo Parlamento? Come è possibile? Ci viene a parlare di tante proposte che ha fatto ai colleghi europei, ne siamo fieri, ma ci può dire con chi le ha concordate? Perché in questo Parlamento delle lettere che lei ha scritto e delle proposte che ha fatto agli altri paesi europei non abbiamo alcuna contezza. E questo è il Parlamento della Repubblica che lei rappresenta, che a forza di frequentare i cinesi si è convinto di avere gli stessi poteri di Xi Jinping, Presidente Conte. Scusi, ma davvero è incredibile che lei non ritenga di far esprimere il Parlamento. E non vi nascondete dietro i cavilli tecnicismi. Lei lo sa bene la ragione per la quale noi oggi non votiamo. Noi oggi non votiamo perché se oggi noi avessimo votato sarebbero emerse le enormi contraddizioni che ci sono all'interno della vostra maggioranza. Probabilmente lei avrebbe avuto un mandato chiaro da questo Parlamento. Probabilmente la maggioranza di questo Parlamento le avrebbe detto no al MES, in ogni forma. No al documento sul quale c'è l'ok del suo Ministro dell'Economia. Certo, quel mandato chiaro del Parlamento, Fratelli d'Italia avrebbe votato un documento siffatto. Quel mandato chiaro del Parlamento l'avrebbe resa più forte nel tavolo europeo, ma più debole in patria, perché ovviamente la sua maggioranza si sarebbe frantumata. E allora lei è andato in televisione a dire agli italiani con questo piglio deciso che siamo trasparenti, poi però evita un chiaro voto parlamentare alla luce del sole e preferisce sì lavorare con il favore delle tenebre. E allora non ce le faccia, Presidente Conte, le lezioni in televisione, perché nella vita bisogna essere coerenti. Allora vede, questo fa ritenere purtroppo che alla fine prevarrà la linea del Partito Democratico anche stavolta, quel Partito Democratico che dall'inizio tira i fili di questo governo. E purtroppo questo significa anche che la daremo vinta alle consorterie europee, che a loro volta tirano i fili del Partito Democratico da qualche tempo. Allora, vede, io non sono ottimista soprattutto dopo averla sentita in quest'Aula. Prendo atto che la posizione del governo è mutata dall'iniziale non MES, sì Eurobond, all'attuale MES vediamo, Eurobond speriamo, che è una posizione un tantino diversa. Prendo atto anche della dichiarazione del collega dei 5 Stelle che di fatto dice va bene il MES senza condizionalità, poi dopo parleremo delle condizionalità. Al Senato ho sentito dire cose straordinarie, la geniale proposta che adesso il Partito Democratico è cambiare nome al MES
per farla digerire ai 5 Stelle. Lo chiameranno FES per rendere ancora più chiara l'idea che hanno del loro alleato di governo. Però gli italiani FES non sono e quindi è difficile che li prendiamo in giro. Allora, vede, il problema qual è? Il problema è che lei purtroppo si presenta a questo appuntamento da capo di un governo litigioso, debole e, devo dire, incapace di dare delle risposte. Ma non lo voglio dire perché sono dell'opposizione, devo dire che siete incapaci di dare delle risposte. Lo dico perché lo dite voi. Lo dite voi ogni giorno nel momento in cui abdicate alle vostre funzioni e consegnate le vostre funzioni a pletore di esperti e di task force. Presidente Conte, il vostro governo ha 65 persone tra ministri e sottosegretari, i quali a loro volta hanno numerosi e super pagati staff. La Presidenza del Consiglio dei Ministri spende ogni anno più di 300 milioni di euro per il suo funzionamento. Si è mai chiesto a cosa serva tutto questo? Serve a governare, Presidente Conte. Serve a dare le risposte ai problemi degli italiani. Mentre voi decidete di abdicare a quelle competenze che sono vostre e di darle in mano a queste task force, probabilmente perché non vi ritenete all'altezza del compito, o forse perché siete in altre faccende affaccendati. Tipo stare per giorni e giorni chiusi dentro una stanza a spartirvi le poltrone delle partecipate statali. Perché scusi, Presidente Conte, ma è davvero incredibile, questo lo dobbiamo denunciare al cospetto degli italiani. Avete esautorato il Parlamento, avete rinviato le elezioni, avete sospeso le libertà personali, state tracciando la vita, i movimenti delle persone. In Italia non si può fare più niente perché c'è l'emergenza e nulla sarà come prima, però la spartizione partitocratica delle poltrone, quella identica a prima. Non c'è differenza, non c'è differenza. E forse qualcuno dovrebbe dire ai colleghi del Movimento 5 Stelle, signori, quando promettevate di aprire il palazzo come una scatoletta di tonno, dovevate specificare che era per abbuffarvici con quel tonno. Sarebbe stato più serio. Allora, vedete, io penso che questo governo abbia delle difficoltà rispetto alla possibilità di essere all'altezza della sfida con la quale ci confrontiamo. E guardi, Presidente Conte, comprendo umanamente il tentativo di dire che siamo deboli, che il governo è debole sul tavolo europeo per colpa dell'opposizione. Però è una tesi fragile. È quello che lei ha detto in televisione, non mi faccia quella faccia, l'ha detto lei la settimana scorsa, che noi indeboliamo la trattativa. Però è una tesi fragile. Penso che alla fine se ne renda conto anche lei, anzi, guardi, la durezza delle opposizioni su un tavolo internazionale è una bella carta da usare per un governo. Lei può sempre andare in Europa e può dire: guardate signori, mi dispiace, io questa roba non la posso firmare perché in Italia non ho solo il PD che dice che Parigi è la capitale d'Italia, non ho solo il Movimento 5 Stelle che è fiero di aver eletto con i suoi voti determinanti Ursula von der Leyen. In Italia ho anche quei patrioti di Fratelli d'Italia che se io torno con un accordo non vantaggioso mi scatenano l'inferno e quindi non la posso firmare questa roba qui. Le abbiamo dato una sponda, Presidente Conte. Certo, le abbiamo dato una sponda se lei vuole andare fino in fondo. No, ma li faccia parlare, Presidente, non si preoccupi. Colleghi, le abbiamo dato una sponda se lei intende andare fino in fondo, certo, se intende essere coerente. Se invece lei pensa di cedere, beh sì, allora noi rappresentiamo un problema. Perché vede, Presidente, noi non siamo nella posizione di cedere. L'Italia non è nella posizione di cedere, banalmente perché non ce lo possiamo permettere. Noi siamo di fronte a un baratro. E lei sa bene come me che la situazione è più difficile di quella che stiamo immaginando, sarà più difficile di quella che stiamo immaginando. Lei sa meglio di me che l'Italia rischia la desertificazione del suo sistema economico e produttivo, sa meglio di me che rischia un'ecatombe occupazionale di dimensioni e di proporzioni inimmaginabili e sa meglio di me, lo sapete tutti in quest'Aula, che di fronte a questo dramma l'Europa ancora una volta, non so che film abbia visto il collega Del Rio, ma non è lo stesso film che sto guardando io, è stata purtroppo inadeguata. Tutti vedono oggi quello che noi denunciamo da qualche anno. Un'Europa che entra nella tua vita e definisce ogni singolo cavillo, ma che poi sulle grandi questioni del nostro tempo non sa mai essere all'altezza.
Un'Europa inutile di fronte alla crisi economica, inutile di fronte alle crisi geopolitiche, inutile di fronte all'ondata migratoria, inutile anche di fronte alla pandemia. Noi sognavamo una grande Europa politica e ci siamo ritrovati con un enorme banco dei pegni al quale possiamo andare a chiedere i soldi quando siamo in difficoltà, chiaramente dando in cambio i nostri gioielli di famiglia. È qualcosa di molto diverso da quello che sognavamo e da quello che volevamo. E allora lo dimostra anche l'ultimo pacchetto, anche qui io non sono d'accordo che questo pacchetto varato dall'Europa sia un grande pacchetto. Le risorse della BEI sono assolutamente insufficienti, su non sono 200 miliardi, sono 200 miliardi di risorse generate. Per intenderci, lei sostiene con il decreto liquidità che ne tira fuori 400 da solo, si figuri quanto contano i 200 della BEI per tutta l'Europa. Per accedere alla SURE, per la cassa integrazione, bisogna versare miliardi di garanzie. E poi c'è questo famoso MES senza condizionalità, che è un cavallo di Troica. Allora, a me fa sorridere che, sentito anche oggi, ma ci vogliono dare 36 miliardi e che non ce li prendiamo? Sembra quasi che ce li stiano regalando. Ma qualcuno lo può spiegare agli italiani che non ce li stanno regalando 36 miliardi? Ce li stanno semmai prestando. Cioè noi abbiamo dato 15 miliardi a un fondo che oggi ci vuole prestare 36 miliardi che dovremo restituire tutti e 36 pagando sopra gli interessi sui soldi nostri che ci prestano. Ma che affarone! Wow! Ma complimenti! Ma veramente una cosa straordinaria! Beh, è un grande affare! E scusate, i prestiti non sono mai senza condizionalità. Sono prestiti, hanno delle condizioni. E infatti ce l'ha anche questo. Perché che ti dicono? Ti dicono che se tu i soldi non li restituisci nei tempi e nei modi in cui li devi restituire, ti entra la Troica dentro casa. Il direttore del MES si spinge avanti e dice che le condizionalità light valgono per un anno, che vuol dire che ti attirano tipo trappola per topi e poi tra un anno ti scatta la tagliola, eccetera, eccetera, eccetera. Allora vedete, chi dice che il MES light è una grande occasione per l'Italia lavora contro l'Italia. E noi con chiarezza vogliamo dire di no. Noi pensiamo che le soluzioni siano altre. Noi pensiamo che, tra l'altro, la posizione dell'Italia sia una posizione di forza in questo momento. Presidente Conte, non se lo dimentichi, tutti capiscono in Europa che l'Europa non può fare a meno dell'Italia. Perché senza Italia e senza Gran Bretagna l'Europa è una grande Germania, e una grande Germania schiaccia anche la Francia. Quindi noi siamo in una posizione di forza adesso. Tutti sanno che alla fine l'Italia deve essere accontentata, ne approfitti. Lei può portare a casa il recovery fund da almeno 1.000 miliardi, al mio punto di vista ha pagato con gli eurobond. Io penso che la sfida italiana debba essere ancora ulteriore. Io penso che la grande sfida italiana sia nella Banca Centrale Europea. Presidente Conte, lei deve pretendere che la Deputato Banca Fiano, Centrale Europea per favore faccia quello che fanno le altre banche centrali in tutto il mondo, comprare illimitatamente titoli di Stato. La proposta che io le voglio formulare, se il collega Fiano... Ragazzi! Deputato Fiano, deputato Orlando, deputato De Luca. Io penso che l'Italia dovrebbe emettere i cosiddetti bot patriottici proposti da Giulio Tremonti, cioè bot a lunghissima, titoli di Stato a lunghissima scadenza, almeno cinquantennale, basso rendimento, non tassati, non tassabili, ovviamente circolabili, e che dovrebbe pretendere dalla Banca Centrale Europea che tutti i titoli di Stato, tutti i bot patriottici che non vengono piazzati sul mercato vengano automaticamente comprati dalla Banca Centrale Europea. Questa dovrebbe essere la linea del Piave italiana nella trattativa del Consiglio Europeo. E noi avremmo formalizzato queste proposte se qualcuno ci avesse consentito di votarle all'interno di quest'Aula. Signori, allora questo vorremmo che lei facesse al Consiglio Europeo, Presidente Conte. E concludo, Presidente Fico, vado alla conclusione. Noi vorremmo che facesse questo e vorremmo che ricordasse in Europa che noi non chiediamo l'elemosina a nessuno. L'Italia non chiede aiuti a nessuno. L'Italia chiede semplicemente di avere indietro quello che le appartiene. L'Europa esiste grazie a noi.
Noi versiamo 100 miliardi di euro ogni 7 anni all'Unione Europea. Ce ne torna indietro solamente una parte piena di vincoli. La Banca Centrale Europea esiste grazie a noi. Intere nazioni si sono arricchite in questi anni sulla nostra spalla e il nostro lavoro. E la prima è la Germania, che ha una moneta unica costruita intorno ai suoi interessi, e la seconda è l'Olanda, con un paradiso fiscale che drena risorse a tutti i Paesi membri. Dica in Europa che non ne possiamo più della storiella delle cicale e delle formiche, perché non so se noi siamo delle cicale, ma loro sicuramente non sono delle formiche, sono semmai delle sanguisughe che si sono gonfiate in questi anni col nostro sangue e il nostro lavoro. Vada a dire questo, vada a dire che l'Europa non aspetti solidarietà dall'Italia quando le cose andranno meglio, se non sa dare oggi solidarietà all'Italia mentre siamo nella tempesta. Abbia il coraggio di fare questo e ci troverà al suo fianco. Grazie. Non si è votato per il MES per non far emergere le enormi contraddizioni che esistono in quest'Aula. Le proposte del governo sull'Europa non sono state concordate con le opposizioni. Sono state le parole di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. La deputata.